Su questi dolci pendii, cadenzati dai filari di vite a Borgonato, non ha trovato vita solo il nostro amatissimo vino Franciacorta, ma nel 1815 anche quello che probabilmente, anzi sicuramente, è stato il personaggio bresciano più simpatico e scherzoso della nostra storia, il conte Ignazio dell'antica nobile stirpe dei Lana de' Terzi. Se vi siete divertiti guardando il film Il Marchese del Grillo, Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. dovete sapere che, a differenza del personaggio interpretato da Alberto Sordi, il conte Ignazio è esistito veramente. La sua è una vita estremamente movimentata e ricca di scherzoni, al punto tale da fingere addirittura la propria morte. E quando non era lui a fare le burle, gliene capitavano comunque di tutti i colori. Tuttavia, oggi vedremo che non era un pistola qualunque, era una persona molto capace e fedele ai suoi ideali, tanto da diventare famoso e celebre anche per la sua famosa sfida al treno. Ma vediamo passo passo. Da ragazzo era di salute cagionevole e aveva ricevuto un'istruzione molto lacunosa, anche a causa delle sue continue fughe dai collegi, dove probabilmente aveva maturato la sua avversione per l'autorità. Con uno spirito vivace ed incline alla critica, si allontanò dal dogmatismo religioso, pur mantenendo fede ai principi di giustizia sociale. Folgorato dal sarcasmo tagliente di Voltaire, che lesse e rilesse, fece proprio quel modo di essere, e infatti lui è ricordato come un fervente anticlericale, anche giustamente, pur tuttavia mantenendo rapporti di stima reciproca anche con moltissimi sacerdoti e ministri di culto, compreso Geremia Bonomelli di Nigoline, di cui parlerò. Come si fece amante di Voltaire, fu anche grande ammiratore di Robespierre, il giacobino per eccellenza. È noto infatti che negli anni in cui fu sindaco di Borgonato fece intitolare la piazza proprio al giacobino per eccellenza. E va ricordato che l'intestazione rimase lì per moltissimi anni anche dopo la sua morte, tanto da diventare quasi una caratteristica un po' tipica del paese. Pensate che negli anni dello squadrismo fascista, più volte i fascisti locali andarono di notte a togliere quella targa, che portando il nome di Robespierre non poteva certo essere tollerata, ma più volte i cittadini di Borgonato la riaffissero, se non addirittura la difesero, cacciando i manigoldi mussoliniani anche a bastonate. E non tanto per un credo politico, ma perché quella targa così peculiare ricordava loro la memoria del conte tanto amato. E questa sua inclinazione giovanile lo aveva portato quasi da subito ad attirare su di sé gli occhi dell'autorità austriaca. Perciò nel 1842 si sentì obbligato a cambiare aria ed emigrare, portandolo da lì ad iniziare tutta quella sua serie di viaggi che, in modo anche disomogeneo, contribuì a formarlo. Peregrinò in Svizzera, Olanda, Belgio, Inghilterra, in Germania e ovviamente nella Francia della sua ammirata rivoluzione giacobina. E proprio a Parigi fece salotto con moltissimi degli illustri esuli italiani che lì erano espatriati e nel 1848 tornò in Italia per partecipare ai moti rivoluzionari e fu proprio lui, molti anni dopo, a dire che il 48-49 furono gli anni più belli della sua vita. Si arruolò nell'esercito sardo sotto il comando del generale Durando, combattendo sulle Alpi Lombarde e in Tirolo. Poi, dopo la disfatta di Custoza, riparò in Svizzera e quando lo raggiunse la notizia della sconfitta di Novara, decise di abbandonare l'esercito, quindi terminò la sua carriera militare che era appena iniziata e lo aveva già condotto al grado di capitano. Il suo senso del dovere verso la patria in quel momento mutò dall'attivismo politico-militare a quello del lavoro, perché quando era stato in Francia aveva constatato con molto sconforto e dispiacere che il confronto di quel paese con la miseria nostra non reggeva. Perciò, una volta rientrato a casa, lavorò assiduamente perché tutte quelle conoscenze che aveva acquisito nei suoi viaggi nel resto dell'Europa portassero i beni della sua famiglia a tornare ad essere produttivi e ce la fece. Pensate che a quell'epoca la cultura dei bachi da seta aveva subito un tracollo un po' dappertutto a causa di una piaga, di una malattia che infestava appunto quegli animali. E lui fu forse il primo, se non uno dei primi, a capire che per risolvere questo problema era necessario prodursi nuovo seme da baco
in quelle regioni dove la malattia non aveva vinto, ovvero in Estremo Oriente. Perciò, con l'aiuto finanziario di diversi possidenti locali, compreso il suo amico Emilio Dandolo di Adro, si mosse di persona nei Balcani e in Caucaso e andò a Costantinopoli e da lì irradiò verso l'estremo oriente degli agenti commerciali in Persia, fino in Cina e in Giappone, riuscendo a portare di qua dei semi di baco ideali per vincere questa malattia e beneficiò così tutta la pianura padana. È interessantissimo notare come in 2 secoli differenti, da quello stesso palazzo di Borgonato, sarebbero derivate 2 diverse fortune dell'intera agricoltura italiana, il baco da seta e il vino. Se poi pensiamo che nel 400 quel palazzo pare abbia ospitato anche la regina di Cipro, Caterina Cornaro, penso che basti per poterlo dichiarare monumento provinciale, no? Alla campagna militare del 1859, in qualche modo anche lui aveva dato il suo contributo, visto che con la scusa degli affari faceva avanti e indietro spesso dal Piemonte, mettendo in contatto i patrioti lombardi con le autorità piemontesi. E mi piace molto ricordare l'aneddoto che riguarda suo padre Antonio, che quando Napoleone III arrivò ad aiutare l'esercito sabaudo nella campagna contro gli austriaci, essendo malato e infermo a letto, chiese ai suoi servi di portarlo al cancello del palazzo perché voleva vedere i soldati francesi che passavano fuori e potendo salutarli. Quando li vide, disse ai presenti: "Ora muoio contento." Ed in effetti spirò proprio poco dopo. Dopo l'unità d'Italia, comunque, il Palazzo Lana di Borgonato divenne una meta di personaggi illustri e anche non. E spesso il conte ospitava a pranzo dei sacerdoti, inclusi quelli del posto. E da buon mascalzone, il conte faceva servire loro carne di venerdì. Ora, sapete, è vero che il precetto di non consumare le carni di venerdì all'epoca era ritenuto veramente sacrosanto. E quindi potete immaginarvi le facce di questi preti quando veniva loro servito il piatto. E magari non si azzardavano a criticare molto la scelta, visto che comunque erano ospiti del conte. Al che il conte, vedendo la loro titubanza, indicava con il dito una frase in latino che lui stesso aveva richiesto di dipingere proprio su una parete della sala da pranzo. Una frase tratta dal Vangelo che recita così: "In qualunque città entrerete, mangiate ciò che vi sarà dato." Gadisse il conte, "è il Vangelo, eh?" Io immagino sempre questi presbiteri che mangiano di malavoglia e poi, finito il pranzo, corrono in chiesa a confessarsi. Com'è chiaro, il conte aveva uno spirito battagliero che trovava sfogo anche nelle lotte politiche di casa nostra. La sua nota insofferenza per i parolai, gli arruffapopoli, gli valse qualche scontro epico, come nel 1863, quando ebbe un diverbio con l'avvocato Botturelli, il fondatore del giornale di destra La Sentinella Bresciana. Sentitosi offeso dal conte Lana, lo sfidò ad un duello alla pistola e, da quel che ho capito, all'epoca, almeno dalle nostre parti, era consuetudine che in questo tipo di duelli l'offeso sparasse per primo mentre l'accusato rimaneva fermo in posizione di guardia così. Ecco, la cosa divertente è che quando l'avvocato Botturelli sparò, la palla colpì la canna della pistola del conte, che per il contraccolpo subito alla fronte stramazzò a terra. Il duello fu ovviamente interrotto e alla fine i due divennero amici per la pelle, al punto tale che il conte divenne uno degli storici collaboratori del giornale. Oppure il clamoroso processo che subì a causa di una lettera diffamatoria scritta contro l'avvocato Buffoli di Chiari, candidato zanardelliano. Processo nel quale il conte Lana non solo provò tutte le accuse che aveva scritto nella lettera, provocando un grave imbarazzo nel partito zanardelliano, ma riuscì anche a usare l'ironia per sbeffeggiare durante il processo i suoi oppositori politici. Ad esempio, capitò che l'avvocato Buffoli, per giustificare il suo mancato attivismo per la patria durante il Risorgimento, disse che, essendosi sposato troppo giovane nei tempi delle insurrezioni, doveva badare alla famiglia. E il conte Lana trovò un appiglio per poter dire che lui aveva potuto prendere parte al Risorgimento perché in casa Lana prendiamo moglie tardi. Ecco, con questa e sarcasmo di altro tipo, persino i giudici al processo dovettero trattenere le risate.
Studioso dei bisogni del popolo, Ignazio era spesso in mezzo ai contadini, parlava il loro linguaggio e ne ammirava le capacità. Nel rigidissimo inverno 79-80, venendo in loro aiuto, ospitò a pranzo tutti i giorni per tre mesi, tutti i bambini del borgo. Per quanto fosse estroverso, gli piaceva farsi paladino dei più deboli, al punto tale che addirittura pagò di tasca propria una causa per due giovani ragazze che erano state diseredate dal padre, riuscendo ad ottenere per loro la restituzione del maltolto e non pretendendo per sé nessun tipo di risarcimento. Quando riuscì a ricostruire e rendere molto produttivo il patrimonio familiare, si concedeva spesso dei viaggi in Europa che insomma lui non era mai riuscito a farsi mancare. E fu proprio in uno di questi suoi viaggi che mise in atto il più stravagante dei suoi scherzi, nel 1871. Il conte parte per il lago di Garda, poi va a Riva, a Trento e infine ad Innsbruck e Monaco. E durante le sue tappe manda una serie di telegrammi ai familiari in cui fa sapere che gli è venuto un certo malessere che diventa via via più intenso, però assicura l'aria di Innsbruck e di Monaco mi farà bene. Tuttavia, quando il conte dovrebbe ormai essere a Monaco, dalla città bavarese arriva un dispaccio urgente che annuncia che il conte ha subito un gravissimo colpo apoplettico ed è grave. E poche ore dopo arriva un altro telegramma che annuncia la morte del conte. I familiari addolorati aprirono il palazzo in attesa della salma e a loro si unì la popolazione e i sacerdoti locali per esprimere il cordoglio. La gente del paese contribuì a far ufficiare una celebrazione, un ufficio funebre con ben 5 sacerdoti intanto che si attendeva la salma. Insomma, il corpo non c'era, ma non vuoi far dire due preghiere al signor conte? Salvo che, finita la cerimonia, uscendo dalla chiesa, la gente si trovò di fronte proprio il signor conte Ignazio Lana con il suo cappello a cilindro e il bastone, che era contentissimo di essere vivo e contentissimo anche di vedere tutte quelle persone che erano giunte a rendere omaggio alla sua dipartita. Possiamo immaginare le facce di tutti i presenti. Tra l'altro, aveva rischiato davvero di finire male solo l'anno prima quando era andato in viaggio in Francia, perché la Francia aveva appena subito l'attacco dei prussiani nella famosa guerra che provocherà la disfatta di Napoleone III e addirittura anche la rivoluzione, la Comune di Parigi, no? E lui era andato là in Francia proprio per cercare di sostenere quello che era considerato da lui un popolo amico. Fatto salvo che la popolazione di Parigi lo aveva inizialmente scambiato per una spia dei prussiani e minacciava di linciarlo e gettarlo nella Senna, e se l'era cavata veramente per miracolo. Questo anche per dire che tante volte, anche quando non era lui a cercarsele, erano le peripezie a trovare lui. Forse però l'aneddoto più famoso che lo riguarda è quando nel 1885, da settantenne, lanciò la sua sfida al treno. Si dice che il conte era contrario alle ferrovie e volesse dimostrarne l'inefficienza, ma questo rispolvera un po' lo stereotipo del vecchio, no? Dei vecchi che non apprezzano la modernità. Tuttavia penso di avervi già dimostrato che lui non era uno stupido e apprezzava moltissimo le innovazioni. In realtà, più che altro, lui era contrario al progetto conclusivo della tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, perché lui sosteneva la tratta meridionale, che guarda caso è quella che c'è oggi, che parte da Rovato, perché diceva anche giustamente che serviva un bacino di utenza molto più grande. Sembrerebbe infatti che Giuseppe Zanardelli abbia voluto favorire questo tracciato, questo primo tracciato che era stato realizzato, perché la ferrovia passava nei paesi più importanti del suo collegio elettorale, in sostanza dove lui prendeva più voti. E sappiamo che questo genere di prepotenze e modo di fare che è tipico della politica italiana, a Conte Lana gli stava proprio qua. Per cui il giorno dell'inaugurazione Ignazio Lana si presentò in stazione a Brescia salutando Giuseppe Zanardelli e dicendo alla popolazione che lui e il suo cavallo sarebbero arrivati a Iseo ben prima del treno. Il conte cavalcò di stazione in stazione sul suo cavallo, fermandosi a ciascuna per sbeffeggiare in presenza del popolo le autorità pubbliche, facendo un inchino e levandosi il cappello. Si dice addirittura che entrando a Borgonato, il suo paese, si presentò alla stazione cavalcando il cavallo seduto al contrario sulla sella.
come ulteriore schiaffo a Giuseppe Zanardelli e alle autorità pubbliche. Comunque, vuoi per la lentezza del convoglio dovuta ai festeggiamenti o per altri motivi, di fatto il Conte Lana arrivò per primo a Iseo e questo bastò per i giornalisti dell'epoca per trasformare questa impresa in una leggenda. Ecco, secondo me, per la sua operosità, l'attenzione per l'innovazione, il rifiuto delle prepotenze e la spietata ironia con cui prendeva la vita, non esiste esempio migliore della figura del conte Ignazio Lana per rappresentare l'esempio dello spirito bresciano. Ho in serbo altri numerosi racconti di storie da raccontare, oltre a farvi vedere delle chicche sul territorio come castelli e borghi. Se sei interessato, iscriviti al canale e seguimi sui social. Fare comande.